quello che una volta si sarebbe chiamato medico della mutua, che ora si chiama medico di base o di famiglia. Ma data la natura del luogo dove lavoro e dove mi è data la vicenda, non disdegno neanche di essere chiamato medico di campagna, o più semplicemente dottor Cristofolini. Come farne più? Il mio compito è testimoniare la malattia, di qualunque natura essa sia. Questo è Fulvio, il figlio della tabaccaia. È venuto da me una volta soltanto. Maria M., la fidanzata, è lei. Vive con suo padre, Luigi, i suoi fratelli, Marta e Gianni. Fabrizio lo conosco meglio perché fa finta di essere ipocondriaco. È un bugiardo patologico, tra le altre cose sostiene di essere cugino acquisito di Fulvio. Marta M. è una gran brava ragazza, molto responsabile. L'uomo che sta per affrontare uno di quei grandi problemi che quotidianamente rendono invivibili i suoi giorni e quelli di coloro che lo circondano è Luigi M., il genitore. Gianni M. è l'ultimo genito della famiglia. Parla spesso a vanvera e si diverte a tormentare gli altri con la sua saccenza. Marta mi dice spesso che così facendo si sta scavando la fossa con le sue mani. Io trovo generalmente un po' fuori tono i giudizi di Marta sui suoi familiari. Quelle che vedrete sono alcune delle storie che ho. Non trovo le scarpe. Ce le hai? Queste sono le pantofole. Non vanno bene? Vanno bene come pantofole, io ho bisogno delle scarpe. Perché? Dove devi andare? Non ti ricordi dove le hai lasciate l'ultima volta? Io le ho messe al loro posto. Qual è il loro posto? Lo sgabuzzino delle scope. Ti voglio bene. Grazie, anch'io. Io ti amo. Non mi conosci per niente. Non c'entra, ti amo. Ti voglio bene, sai. Certo, sono tua sorella, no? No, infatti, anche a Maria voglio bene, a papà, però ti voglio bene. Grazie, anch'io. Maria, io non ho detto che tu e Fulvio non siete fidanzati, non ho detto che io e Fulvio non siamo amici. Ho detto che ti amo. Tu pensi che a noi non ce ne frega niente di papà? Che tu da sola ti fai un culo così, per lui ti becchi pure gli insulti ogni tanto. E tanto che noi facciamo quello che vogliamo, facciamo, non aiutiamo in casa, torniamo tardi. E tu non ci dici mai, adesso che sei pisciato lo cambi tu, mai. Che è un po' fredda magari, dai qualche rispostina, ma non ci dici mica niente. Io però non ho capito. Te se lo fai perché pensi che così lui ti vuole più bene, perché se così è una scemenza, perché lui non è sensibile a queste cose.